Valentina ha dimenticato due cose importanti, che sono stato anche io uno studente della Fondazione Magna Carta. È vero, e io già c'ero, quindi figurati quanto sono giovane. E soprattutto che scrivo ogni volta che mi è possibile anche sull'Occidentale, che secondo me svolge un ruolo cruciale, centrale nel panorama del centrodestra per tutto quello che ha a che fare con gli approfondimenti politici, metapolitici, sempre con uno sguardo non conformista, ma mai urlato, il che è molto importante per avere credibilità. Non bisogna essere, come dire, politicamente corretti, però bisogna essere educati, perché il politicamente scorretto non deve mai fare rima con la volgarità, perché altrimenti diventa qualcosa che non può agire nell'agone della battaglia per l'egemonia. Molti parlano di gramscismo di destra, dimenticano che il gramscismo, che Gramsci, quando parla di battaglia per l'egemonia delle idee, si riferisce soprattutto alla capacità di interloquire e in qualche modo di veicolare idee e di orientare l'opinione pubblica delle classi dirigenti. Per fare questo è evidente che bisogna mantenere un certo livello di capacità argomentativa e di modo di porsi, pur mantenendo delle idee forti, con un pensiero forte. Cultura e identità in qualche modo cerca di ispirarsi a questo principio che adesso vi raccontavo, quindi un giornale cartaceo, perché essere un giornale cartaceo è comunque un buon biglietto da visita, dà serietà all'operazione, anche oggi che siamo nell'epoca dell'online, del web, è chiaro che andare in edicola effettivamente contribuisce a dare una certa autorevolezza a un'iniziativa che è cominciata oramai da un anno e mezzo. Non avrei mai immaginato che saremmo riusciti ad andare così tanto a lungo avanti e a continuare a farlo nelle nostre previsioni ancora per un bel po', e sì, siamo riusciti ad guadagnarci un nostro posizionamento come giornale appunto di approfondimento, come rivista mensile che prova a raccogliere un poco tutti coloro che hanno qualche cosa da dire nell'ambito del perimetro politico-culturale. Non di sinistra, ma dialogando anche con la sinistra. Abbiamo avuto tante firme importanti, da Niccolò Zanon a Luciano Barracaracciolo, a Franco Carlini. Abbiamo intervistato i principali esponenti, naturalmente, del centrodestra, ma soprattutto ciò che, di cui sono più fiero, stiamo cercando di valorizzare una serie di giovani firme, magari con degli articoli nelle pagine, non nelle prime 3-4 pagine, ma che potendo scrivere sullo stesso giornale assieme a personaggi riconosciuti, riconoscibili per la loro qualità culturale, come quelli che vi ho menzionato, anche Marcello Veneziani, Giampaolo Rossi, Alessandro Meluzzi, tanti altri, possono in qualche modo acquisire anche loro quell'autorevolezza, di cui hanno bisogno per partecipare alla discussione pubblica, con i galloni che, insomma, bisogna avere riconosciuti per essere ascoltati. Io credo che questo sia una cosa molto molto importante. Penso che nel centrodestra sia mancato per molto tempo un passaggio di testimone tra coloro che magari negli anni 70, negli anni 80 ancora conservavano, il mondo della destra aveva un grande parterre di professori universitari, intellettuali che erano riconosciuti, anche se magari venivano osteggiati dalla cultura che mano a mano e progressivamente veniva egemonizzata dalla sinistra, però per troppo tempo non c'è stato quel passaggio di testimone che consentiva di andare da Pietro Buscaroli a Valentina Rovinalti, per esempio, a Vincenzo Visicchio, cioè ad altri giovani magari validi come potenza, come Pietro Buscaroli, il famoso direttore del Roma, grande intellettuale che rifiutò anche l'onorificenza del capo dello Stato come onore al merito alla Repubblica Italiana per una sua coerenza ideale, e che però, pur essendo magari altrettanto validi, se non hanno questo momento di passaggio, poi non possono evidentemente raggiungere le stesse vette che hanno raggiunto certi maestri. Quindi, con cultura e identità, innanzitutto, io credo che sia importante fare questo. Dopodiché, venendo invece alla discussione di oggi, anche in ragione, se vogliamo, non solo dell'attività che ho svolto come
direttore di cultura e identità, a cui abbiamo dedicato, insomma, proprio al tema della comunicazione nell'epoca del coronavirus, il numero di aprile del nostro giornale, che era poi in particolar modo focalizzato sul tema delle fake news, parlerò anche in qualche modo come componente dell'esecutivo nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che quindi ha un compito precipuo dedicato alla osservazione e anche eventualmente al monitoraggio dei comportamenti che assumono gli operatori dell'informazione. Allora, andiamo subito al nostro tema. Proverò a, come dire, sviscerarlo anche seguendo un criterio cronologico. Noi abbiamo visto come all'inizio, nel momento in cui ha cominciato a prendere corpo il problema del diffondersi dell'epidemia da Covid-19, in particolar modo a Wuhan, in Cina, nei mesi verso la fine di gennaio e per tutto il mese di febbraio, mentre cominciava ad arrivare questa bolla, da alcuni definita infodemica, l'infodemia, perché osservavamo le immagini che provenivano dalla Cina, dei lockdown che si era stabilito di tenere lì per contenere il diffondersi del contagio. In Italia, in una primissima fase, abbiamo avuto un po' tutte le principali testate mainstream, sia di carta stampata che televisive, che tendevano a minimizzare il problema, con autorevoli anche medici, scienziati, virologi, a cominciare da Burioni, che oggi invece, insomma, reiterano gli allarmi e visioni apocalittiche sullo stato dell'arte della pandemia anche in Italia, ecco, all'epoca invece tendevano a minimizzare. In questa fase, che peraltro noi tutti quanti ricordiamo caratterizzata da campagne tipo abbraccia un cinese e insomma, a Milano non si ferma, l'aperitivo a cui partecipa Zingaretti, tutta questa serie di iniziative, tutte di comunicazione, a un certo punto la destra, il centrodestra, l'opposizione, ha cominciato ad incalzare il governo e evidentemente anche gli esponenti del mondo della comunicazione, ponendo l'accento sulla necessità di prendere dei provvedimenti perché c'era il serio rischio, il serio pericolo che potesse giungere anche da noi il virus, il famoso coronavirus che proveniva dalla Cina, da Wuhan. E dopo una prima fase, a un certo punto, quando ci sono stati i primi contagi, i primi casi a Codogno, a Po e quant'altro, questo richiamo del centrodestra in qualche modo è stato accolto, perché evidentemente il morbo, il virus, cominciava a circolare anche dalle nostre parti. E abbiamo visto come abbiamo cominciato a vedere i primi provvedimenti che il governo assumeva, in particolar modo chiudendo Codogno, chiudendo Po. E poi Zingaretti, che si ammala anche lui di coronavirus. C'è stata quindi una drastica mutazione dell'atteggiamento sia del governo e della politica, sia dei media, tutti quanti, che invece hanno cominciato a affrontare seriamente la questione. Su questo poi, su questo cambiamento di paradigma complessivo, si è innestato però qualche cosa di più della semplice attenzione verso un problema che evidentemente cominciava a serpeggiare anche in Italia. Anche incalzati dall'opposizione di centrodestra, che ha avuto sin dall'inizio la tendenza a cavalcare la paura, chiedendo che ci fossero chiusure più drastiche, provvedimenti draconiani, in modo tale da impedire il diffondersi del contagio, non più solo, come dire, chiudendo i confini all'estero, ma anche assumendo delle misure all'interno più stringenti. Tutti quanti noi ricorderemo il governatore Fontana che indossa la mascherina e altri momenti di questo genere che hanno avuto un loro impatto nell'immaginario non soltanto degli italiani, dell'opinione pubblica italiana, ma anche di quella estera. È cominciata viceversa a un certo momento una deriva, soprattutto nell'ambito della comunicazione,
rispetto al problema coronavirus, che ha straripato creando una bolla infodemica che non si è vista in nessun altro paese del mondo. E questo ha anche una sua genesi dovuta al modo in cui è stato interpretato il problema coronavirus nel nostro paese rispetto ad altri. Cioè, nella fase iniziale, in particolar modo quando il 31 gennaio viene dichiarata l'emergenza sanitaria senza che nessuno lo sappia, su cui poi sono basati tutti i DPCM famosi successivi presi dal premier Giuseppe Conte, il nostro paese ha appunto dichiarato quella da coronavirus un'emergenza sanitaria. La questione emergenza sanitaria, la nostra politica si è ha sostanzialmente delegato la gestione di questo dell'epidemia al mondo della sanità, ai medici, agli scienziati, ai virologi. Nello stesso periodo, invece, altre nazioni occidentali, a cominciare dalla Germania, ma anche la Spagna, la Francia, tutti i paesi della Mitteleuropa, la stessa Inghilterra, per non parlare di Israele, pur mantenendo un'attenzione alta sul problema, hanno dichiarato quella da coronavirus una questione di sicurezza nazionale. Questa è una cosa che è stata ben spiegata proprio in quella fase, pure sui media, in particolar modo da Dario Fabbri, che è il vice direttore di Limes, il quale insomma cercava anche di far capire che questo differente approccio del nostro paese rispetto agli altri paesi occidentali determinava anche un modo diverso di gestire la comunicazione. Cioè, nel momento in cui in Italia è esploso il problema e non si è più cercato di tenerlo in qualche modo sotto traccia, l'Italia, il nostro governo e gli enti preposti, a cominciare dall'Istituto Superiore di Sanità e la Protezione Civile, hanno cominciato a sciorinare sui media, con una conferenza stampa al giorno, ma non soltanto con la conferenza stampa ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità o della Protezione Civile, ma con tutti gli interventi che i principali esponenti del governo o i governatori delle regioni facevano in un susseguirsi continuo di momenti stampa, tutti i dati dei morti, dei contagiati, dei malati in terapia intensiva, senza alcun freno e soprattutto senza alcun filtro anche rispetto all'esterno del nostro paese. Invece negli altri paesi occidentali, la Francia, la Spagna, la Germania innanzitutto, l'Inghilterra, essendo la questione demandata, denominata di sicurezza nazionale, la gestione è stata assunta dagli apparati fondamentalmente, dagli apparati di sicurezza, dagli apparati di intelligence, e quindi tutta la comunicazione istituzionale ha avuto sin dall'inizio o un atteggiamento diciamo così più coperto rispetto al nostro, ma comunque anche successivamente un atteggiamento decisamente più sobrio. Questo è stato un primo dato molto importante che segna una differenza tra quello che il Premier Conte chiama il modello italiano e quello che è accaduto invece negli altri paesi. Questo al netto della gestione sanitaria, ma proprio da un punto di vista della comunicazione, che ha determinato degli effetti che durano tutt'oggi. Il fatto che noi abbiamo gestito tutta la comunicazione così in maniera trasparente anche verso l'esterno determina oggi l'idea, un po' in giro per il mondo, che l'Italia in qualche modo sia il lazzaretto d'Europa, cioè sia in qualche modo il paese più colpito dalla pandemia, dal virus, il paese in cui ancora ci sono dei problemi, e c'è un pericolo quindi di contagio, e tutto questo ha determinato una profonda diffidenza da parte soprattutto dei potenziali turisti che dovrebbero venire nel nostro paese. L'ultimo esempio di questa diffidenza è stata data dalla decisione della Grecia iniziale di riaprire i voli dopo la fine del lockdown a 29 paesi, ma non riaprirli invece per gli aerei e per i turisti provenienti dall'Italia. E questo nonostante l'Italia oramai già da un bel po' abbia insomma un contagio davvero molto basso, e questo nonostante anche da diverso tempo, da diverse settimane,
difatti due terzi del paese siano completamente liberi dal virus, non soltanto la famosa Calabria di Iole Santelli, non soltanto la Basilicata, il Molise, ma anche tutto il sud e gran parte del centro, e oggi come oggi oramai di fatto solamente la Lombardia e alcune zone del Piemonte e dell'Emilia Romagna sono ancora interessate a una situazione pandemica che però oramai veramente sta scemando e nei prossimi giorni verrà azzerata, questo al netto del rischio di un'eventuale seconda ondata del virus. Però il punto è questo, è che l'Italia nella percezione che se ne ha nel mondo è il paese dove il virus ha fatto più danni, proprio per questa nostra comunicazione continua in cui abbiamo raccontato tutti i fatti nostri. E normalmente diciamo un paese dovrebbe stare attento a raccontare i fatti propri, è proprio l'ABC della ragione di Stato, e questo naturalmente sarà un elemento che noi nei prossimi mesi pagheremo al netto dei danni già provocati dal lockdown, un lockdown che peraltro è stato qui in Italia di una intensità, di una qualità e di una durata senza paragoni con qualunque altro paese occidentale. Certamente il virus ha colpito duramente anche in Inghilterra, anche in Spagna, anche in Francia, oggettivamente molto meno nel resto d'Europa, ma in nessun paese, neanche in questi tre che ho denominato, che ho indicato, e che pure hanno avuto un certo diffondersi molto cospicuo del virus, hanno avuto un lockdown, una serrata, un'azione di contenimento, per dirla in italiano, così lunga come quella che c'è stata nel nostro paese. Così come in nessun paese l'anno scolastico è stato letteralmente chiuso di punto in bianco, senza più possibilità di riapertura delle scuole, come è avvenuto invece in Italia, dove le scuole, se tutto va bene, riapriranno a settembre. Questa è un'altra cosa, credo, sconcertante, dove senza che nessuno in Italia, tra l'altro, abbia alzato il dito per chiedere conto al Ministro della Pubblica Istruzione di una decisione che lede il diritto allo studio, la possibilità di formare le nuove generazioni, procura un danno culturale incalcolabile, senza dimenticare che non solo le scuole ma anche i tribunali in Italia sono tutt'oggi chiusi e che per un periodo piuttosto lungo il nostro è stato un paese dove non c'era né la cultura né il diritto né Dio, perché erano chiusi e sono stati immediatamente chiusi tribunali, scuole, università e chiese in maniera assolutamente drastica e draconiana. Tutti questi provvedimenti che quando la pandemia è sorta a Wuhan e vedevamo che venivano assunti in Cina, ritenevamo fosse impossibile applicarli anche in una democrazia occidentale come l'Italia, per essere accettati dalla popolazione hanno richiesto un grosso sforzo di comunicazione. Senza questo sforzo di comunicazione probabilmente sarebbe stato più difficile accettare non solo il lockdown ma anche la riduzione di una serie di diritti civili e costituzionali a cui siamo stati soggetti per così tanto tempo. Questa attività di convincimento è stata in particolar modo assunta dai programmi televisivi. Ecco, proprio in questa circostanza, nella pandemia da Covid-19, credo che la televisione abbia dimostrato ancora una volta di essere uno strumento di grande potenza persuasiva, soprattutto se riesce in qualche modo a fare leva su sentimenti profondi della sensibilità del popolo italiano. Innanzitutto, evidentemente, la paura. E la paura per la propria salute, la paura di morire e quant'altro. Ecco, se fa leva su alcune corde profonde della nostra sensibilità, ancora oggi davvero la televisione è capace di azzerare qualunque capacità, naturalmente diffusa, di articolazione di un pensiero critico. E noi abbiamo un momento preciso in cui cambia la narrazione televisiva e diventa violentissima. Proprio per, come dice anche il titolo, diciamo, di questa lezione, per avviare una forma di terrorismo che in qualche modo poi condizioni anche i giudizi dell'opinione pubblica. Mi riferisco in particolar modo al servizio fatto da Piazza Pulita, la trasmissione di Formigli,
Quando, mi sembra, se non ricordo male, agli inizi di marzo, viene lanciato questo servizio e vengono mostrati alcune, una decina, insomma, di malati gravi in terapia intensiva, intubati, con a pancia in giù. Naturalmente quelle sono immagini che hanno un impatto drammatico e terrorizzante su tutta l'opinione pubblica. Ricordo bene quando questo servizio è stato fatto, perché l'ho visto, e il mio primo sentimento in quella fase, che era proprio la fase iniziale, è stato di chiedere agli altri componenti dell'esecutivo nazionale dell'Ordine dei giornalisti se non fosse il caso di stigmatizzare quel servizio, che dava un'immagine della situazione come se ogni malato di coronavirus potesse fare quella fine lì, potesse finire dentro una camera iperbarica, dentro un posto di terapia intensiva. Le immagini di quella trasmissione furono di una violenza incalcolabile. In quel momento, presi dal cambiamento degli eventi all'ordine, qualcuno mi diede ragione, qualcun altro disse aspettiamo. In generale, purtroppo io lì sono in minoranza, e quindi se si trattava di Quarta Repubblica probabilmente o del programma di Mario Giordano ci sarebbe stata una nota e una segnalazione al Consiglio di Disciplina, ma trattandosi di Formiglie e di Piazza Pulita invece tutto andò liscio. Non c'era stato ancora, come dire, il martellamento continuo dello state a casa, dell'andrà tutto bene e quant'altro. E quindi c'erano delle perplessità, ma non fu preso nessun provvedimento. Ma la sensazione era che in quel momento cominciava un'azione di volta a terrorizzare letteralmente la popolazione. Subito dopo abbiamo avuto poi una sequela di fotogrammi e di immagini che hanno contribuito a, insomma, anche a generare, soprattutto nella fase iniziale, l'idea che semplicemente camminando per strada, respirando, toccando una superficie, si potesse in qualche modo essere contagiati dal virus e che ci trovassimo di fronte a un'epidemia paragonabile a quelle della peste bubonica del 300 o del 500, dimenticando che in quei periodi c'erano le vere epidemie e che queste epidemie avevano un tasso di mortalità complessiva, non di letalità, ma di mortalità complessiva sul totale della popolazione, che si aggirava attorno al 60-65%. Noi oggi sappiamo che il tasso di letalità sul totale dei contagiati da coronavirus è all'incirca del 2,5-3%, anche 4%, poi dipende dalle zone naturalmente, ma parliamo comunque di un tasso di letalità molto alto, decisamente non paragonabile a una normale influenza, come dicevano all'inizio i virologi e gli esponenti politici della sinistra, ma sicuramente non ci troviamo di fronte alla peste bubonica. Tuttavia, le immagini che in quel momento hanno cominciato a scorrere ci rimandavano a situazioni ben più tragiche. Pensiamo ai camion militari di Bergamo, pensiamo alle bare dei morti nella provincia di Bergamo. Anche lì, perché mostrare quelle immagini? Erano e sono veramente rappresentative di quello che ha rappresentato il coronavirus nel nostro paese. Sicuramente noi abbiamo assistito in 8-9 province italiane, a cominciare da Bergamo, ma anche Brescia, anche Cremona, Piacenza, la Verbania, nel Milanese e Lombardia in generale, a un tasso di mortalità davvero alto, soprattutto nella popolazione più anziana. C'è stata quindi una vera e propria tragedia da questo punto di vista, fermo restando poi che non è cinico o disumano considerare che la stragrande maggioranza dei nostri morti sono comunque delle persone molto al di là con gli anni, molto molto al di là con gli anni, la stragrande maggioranza, e che avevano anche altre 2-3 patologie. Sono considerazioni che vanno fatte, perché se non si fanno poi si assumono degli atteggiamenti sproporzionati nel tentativo di contenere il diffondersi del contagio. Quindi chi fa politica, chi fa analisi, deve considerare anche questi elementi senza dover poi rischiare di essere accusato di cinismo. Ecco,
E proprio perché uno si pone queste domande, è possibile, era possibile effettivamente bombardare gli italiani attraverso la televisione con quelle immagini, lasciando intendere che quello era l'esito che avrebbe potuto verificarsi in tutta Italia a causa del diffondersi del contagio da coronavirus? Ecco, io credo che anche quello sia stato un ulteriore elemento e fattore di terrorismo culturale, di terrorismo mediatico legato alla epidemia da coronavirus, per molti aspetti inaccettabile. E questo ha impedito nel nostro paese un dibattito serio, come dicevo prima, sulle misure da adottare. Perché se noi abbiamo avuto un lockdown così lungo, così prolungato, così duro, è stato anche perché nel nostro paese a un certo punto è stato impossibile confrontarsi su quale potesse essere anche una profilassi più compatibile con una normale vita civile. Cioè, noi abbiamo visto in Germania, per esempio, un paese vicino al nostro, che sicuramente aveva un sistema di terapie intensive di gran lunga superiore a quello italiano, ben 28.000 contro le nostre 4-5.000 all'inizio della crisi, e che però ha cercato di valutare bene i tempi della serrata, ha cercato di attivare anche una profilassi selettiva, territoriale e generazionale, ha cercato in qualche modo di modulare le sue chiusure, pur avendo un periodo molto limitato, ripeto, di una ventina di giorni massimo, in cui si è applicato un vero lockdown e comunque non intenso come il nostro. Ma nel nostro paese è stato letteralmente impossibile discutere di tutto questo, di quale potesse essere il modo migliore. Semplicemente a un certo punto ci si è affidati ai medici, si è chiesto ai medici come fare per non ammalarsi e per evitare il contagio, e con una misura che probabilmente avrebbe anche potuto concepire mia nonna, è stato detto: bisogna chiudere tutto. Chiudere tutto e basta, stare a casa. Stare a casa e aspettare, aspettare che tutto passasse, insomma. Un atteggiamento per molti aspetti senz'altro iperconservativo, che metteva al centro, ma anche esclusivamente, il diritto alla salute, bandendo qualunque altro tipo di diritto, dicevamo prima, il diritto al lavoro, per esempio, ma anche molti, no, il diritto allo studio, ma anche molti diritti civili e costituzionali, e imponendo a tutti quanti noi delle situazioni di quarantena estrema, dove per le strade potevano circolare solamente le camionette della polizia municipale che, come in Cina agli anni della rivoluzione culturale, col megafono ci dicevano di stare in casa e di stare in casa. In una maniera che personalmente ho trovato, insomma, davvero inquietante, e che ha avuto per molti aspetti la sua quintessenza comunicativa in alcune immagini che abbiamo visto durante il weekend di Pasquetta. Probabilmente molti di voi ricorderanno l'elicottero sul terrazzo di Palermitano, ricorderanno la quantità di posti di blocco che in realtà creavano gli assembramenti, perché si trattava, poi alla fine abbiamo visto dai dati finali, di persone che avevano legittimità a circolare con la macchina, le moto d'acqua che piombavano su ignari amanti del mare stesi da soli su una spiaggia al sole. Ecco, una serie di atteggiamenti di un'aggressività, di una violenza repressiva, condite poi con tutto il sistema delle autocertificazioni con i quali ci hanno imposto e obbligato a giustificare i nostri spostamenti, violando qualunque principio costituzionale, ma soprattutto il sistema delle autocertificazioni era finalizzato proprio quasi a costituire una consuetudine giuridica che un domani potesse essere utilizzata affinché nessuno dei multati poi potesse ricorrere con una class action contro coloro che avevano comminato quella multa, magari addirittura poi contro il Presidente del Consiglio che aveva, come dire, sospeso una serie di diritti costituzionali tramite un DPCM, insomma, quindi tramite un atto amministrativo, quello che aveva fatto anche Adolf Hitler quando a un certo punto fu promulgata la legge speciale dopo l'incendio del Reichstag, per intenderci. Questo è accaduto nel nostro paese nel periodo del lockdown. Ma questo atteggiamento comunicativo, che nel frattempo era condito dalle continue conferenze stampa del presidente Conte, molte delle quali seminavano ulteriore confusione, molte delle quali poi determinavano anche situazioni
di assoluto conflitto e addirittura di pericolo di espansione del contagio. Ricorderemo tutti la conferenza stampa tenuta di notte che scatenò la fuga dalla Lombardia, dalle regioni del nord verso le regioni del sud ancora prive di casi di contagio e che fortunatamente hanno mantenuto per tutto il periodo del lockdown un livello di contagio talmente basso che l'Istat ha certificato che da Roma in giù il tasso di mortalità complessivo della popolazione nei mesi marzo, aprile, inizio maggio è più stato nei 5 anni precedenti, un record assoluto, anche perché non essendoci stata una mortalità, una letalità elevata nelle regioni del sud da coronavirus, in pratica grazie al lockdown non abbiamo avuto nemmeno i morti per incidenti stradali o per morti ammazzati per strada, per esempio. Abbiamo avuto quindi un calo addirittura della mortalità complessiva in queste regioni, fermo restando che a due terzi, la metà del paese è stato impedito di vivere di fatto, determinando però la morte futura quando avremo gli effetti del lockdown e della crisi economica che saranno molto molto più pesanti soprattutto nel mezzogiorno. E comunque dicevo, proprio in questa fase, a testimonianza del fatto che fosse impossibile in qualche modo una discussione pubblica, a un certo punto, dopo l'apparizione sui social, in particolar modo il diffondersi via WhatsApp di un famoso TGR Leonardo in cui si del 2015, in cui si raccontava come nel laboratorio BioLab 4 di Wuhan avevano già all'epoca degli esperimenti di ingegneria genetica volti a modificare esemplari di coronavirus. Ecco, lì è in qualche modo emersa un'ulteriore decisiva, direi, volontà di impedire qualunque forma di discussione e di dibattito persino sulla genesi del virus. Cioè, mentre ci dicevano dovete stare tutti quanti a casa, mentre tutti i programmi televisivi bombardavano soprattutto la popolazione anziana con messaggi particolarmente drammatici, in quella fase lì esce una notizia di questa importanza, in qualche modo sarebbe legittimo interrogarsi sulla genesi di questo virus che tutt'oggi è sconosciuta da un punto di vista scientifico, e immediatamente dopo un giro di vite censorio da parte del CDA, della RAI e dell'USIGRAI verso i loro stessi dipendenti e verso il loro stesso prodotto editoriale di qualche anno prima, che poneva un problema, e cioè che ci sono dei laboratori tipo BioLab 4, laboratori ad alto contenimento, in cui vengono manipolati batteri e virus, eventualmente anche per guerre batteriologiche o comunque sia per studiare questi agenti patogeni, e che quindi tutto questo può costituire anche un problema, perché come dicevano i rapporti delle principali organizzazioni internazionali, le condizioni di controllo e di monitoraggio, in particolar modo dei BioLab 4 cinesi, erano assolutamente discutibili. Ecco il giro di vite per il quale non era possibile in nessun modo considerare il Covid-19 un virus di origine non naturale. C'è stato per settimane un atteggiamento assolutamente censorio in questo senso, con una assoluta, indisponibilità a voler considerare eventuali responsabilità della Repubblica Popolare Cinese, del sistema scientifico cinese rispetto al sorgere del Covid-19, laddove, come oggi invece sta emergendo sempre di più, perché praticamente tutte le nazioni occidentali, ma non solo, anche l'Australia, l'India, hanno chiesto conto e hanno richiesto una ispezione internazionale alla Cina per verificare il modo di lavorare del laboratorio di Wuhan e se ci sono se è possibile verificare insomma la genesi del Covid-19, tutti i paesi, l'Italia, e non è un caso perché in Italia proprio in ogni modo bandito e censurato. Il 30 marzo di quest'anno, assieme al professore Bizzarri, che è uno dei massimi esponenti
dei massimi scienziati italiani, non di quelli che vanno in televisione, ma di quelli che invece hanno un punteggio molto alto nelle principali classifiche degli scienziati del mondo. Personalmente ho scritto un articolo ampiamente documentato sul tempo, in cui noi ponevamo semplicemente un problema. Il problema era, non esistendo l'ospite intermedio che determina, come dire, il passaggio dal pipistrello all'essere umano, un passaggio che direttamente non è possibile, del virus coronavirus, del Covid-19, è possibile scartare a priori l'ipotesi di una ingegnerizzazione di un precedente coronavirus che magari per un incidente è poi approdato all'essere umano? Questa domanda naturalmente che noi ci ponevamo e che non voleva essere una conclusione definitiva rispetto a una, insomma, un'ipotesi che la nascita del virus fosse artificiale o naturale, ma semplicemente poneva in evidenza una contraddizione scientifica, una questione di studio e di dibattito. Questa domanda, che era ampiamente argomentata attraverso vari studi scientifici apparsi su Nature, come su Lancet, eccetera, bene, questa domanda è costata, diciamo, anche a chi aveva scritto quell'articolo una serie di reazioni, anche abbastanza minacce, anche abbastanza, insomma, antipatiche e violente. L'argomento del giorno, dopo che Trump lo ha posto all'opinione pubblica, dopo che scienziati vari, Montagnier, ma non solo lui, hanno posto il problema. E finalmente se ne dibatte. Ne dibatte persino Repubblica, da cui gli autori di quell'articolo avevano ricevuto la maggior parte delle minacce, questo probabilmente anche a causa del cambiamento della direzione del famoso giornale, diciamo, della sinistra buona, della sinistra radical chic, con Molinari l'approccio a questo tipo di problema è completamente mutato, a dimostrazione di come in qualche modo il sistema dell'informazione poi sia orientabile evidentemente, anche quando presume di essere indipendente, da coloro che editano un prodotto giornalistico e da coloro che dirigono un prodotto giornalistico. È evidente che il gruppo Elkan ha degli orientamenti molto diversi rispetto alla Cina di quelli che aveva detto. Quindi, nel frattempo, si è posta anche la questione Cina, ma nel nostro paese il dibattito ha continuato a essere bloccato. Nonostante, vado a chiudere 2 minuti e chiudo, mi pare di essermi tenuto nei 50 minuti, grosso modo, quindi ce l'ho fatta. Nelle ultime settimane, nonostante il contagio andasse sempre di più a smorzarsi, noi abbiamo visto come da parte dei virologi, da parte dei molti politici, si è continuato tuttavia ad avere degli atteggiamenti oltremodo prudenziali nei confronti della situazione. Anche tutta la confusione determinata dalla cosiddetta riapertura, le perplessità sulla fase 2. Ricordo che a un certo punto è uscito, con titolo a tutta pagina sul Corriere della Sera, uno studio presunto dell'Istituto Superiore di Sanità, poi si è scoperto che era stato prodotto dalla Fondazione Kessler, uno studio che fino ad oggi non è stato possibile consultare, salvo le 2 paginette di abstract, le 20 paginette di abstract diffuse ai giornali, che parlava di un pericolo di 151.000 terapie intensive in caso di una fase 2 indiscriminata. Non so se ve lo ricordate, è stato tutto questo c'è stato circa una ventina di giorni fa. Bene, secondo i principali esperti di statistica e di epidemiologia italiana, compreso il direttore del Dipartimento di Statistica dell'Istituto Superiore di Sanità, di cui io dispongo, insomma, di una brillante riflessione proprio su quei numeri, 151.000 terapie intensive sarebbero possibili in un paese che ha 120 milioni di abitanti. Vi dico solo questa variabile, che è stata in qualche modo incredibilmente assunta nella costruzione di quella previsione statistica, ma ce ne sarebbero altre 10-15 da sottoporre alla vostra intenzione. Tutto questo evidentemente perché continuare ad avere un atteggiamento continuare a cavalcare la paura probabilmente
oggi come oggi, solletica forse di qualcheduno che, mentre la stragrande maggioranza del paese soffre la crisi economica post pandemia, qualcun altro invece forse ha trovato il bengodi attraverso questa situazione. E non dimentichiamo peraltro che, come abbiamo detto, se una serie di diritti civili e costituzionali nel nostro paese sono stati compressi, è evidente che anche i provvedimenti che il governo stesso mano a mano sta andando a assumere, mantenendo una situazione che è dichiarata di emergenza almeno per altri 6 mesi dopo la scadenza di luglio, rende assai più difficile articolare una qualunque forma di dibattito. Certamente finalmente il Parlamento è stato riaperto, finalmente non si governa più per DPCM, ma tutto questo avviene in una condizione, diciamo, particolarmente ovattata, dove addirittura manifestare diventa, come abbiamo visto lo scorso fine settimana, quasi una violenza nei confronti del paese e non un diritto da esercitare in uno Stato democratico. Addirittura c'è il rischio che coloro che sono scesi in piazza l'altro giorno, se riconosciuti attraverso la televisione, possono essere multati, sanzionati amministrativamente, certo, per carità, ma tutto questo lede oggettivamente la nostra democrazia. L'articolo 31 della Costituzione tutt'oggi è sospeso per il divieto di assembramento in tutto il paese, anche in quei paesi, in quei territori, oramai sono i 2/3 del paese, dove praticamente i contagi sono a zero. E tutto questo però non determina evidentemente una reazione forte da parte dell'opinione pubblica, che è ancora frastornata, dove in un paese come il nostro, in cui i dipendenti pubblici rappresentano, i pensionati, una parte molto consistente, se non maggioritaria, della popolazione, non si riesce a cogliere ancora completamente il pericolo rappresentato per la nostra economia, gli effetti devastanti che ne scaturiranno da una serrata così lunga, così prolungata, così indiscriminata, senza modulazione. Non è un caso ancora che proprio al nord ci sia stata, cioè proprio lì dove c'era ancora un contagio molto forte, la prima richiesta di avviare le riaperture, perché non era possibile continuare con il lockdown, e non al sud, che invece era già di fatto immune dal virus, ma proprio perché purtroppo il mezzogiorno in questi anni si è spopolato, ha perso la parte più attiva e più giovane della propria popolazione, e molto spesso, soprattutto nelle aree interne, lì sono rimasti soltanto gli anziani, sono rimasti soltanto i dipendenti pubblici, e quindi coloro che non devono produrre ricchezza ogni giorno la mattina quando si svegliano per sbarcare il lunario. Ecco, il nostro è un paese che ha davvero vissuto una situazione modello Grande Fratello, orwelliano, la task force anti-fake news che ricorda il Ministero della Verità, l'invito alla delazione sistematica da parte dei cittadini verso coloro che violavano i dispositivi anti-assembramenti, che è qualcosa di truculento, anche di volgare per molti aspetti, ma che senz'altro ricorda la Stasi e la Berlino Est dei tempi della DDR. Sono numerosi, come dire, gli atteggiamenti, la sistematica promanazione attraverso le conferenze stampa del governo di autentiche, lì sì, fake news e manipolazioni della verità, come quando ci è stato raccontato che erano disponibili 4 miliardi per i poveri attraverso i comuni e invece erano soltanto 3 miliardi e 6 per la mentre invece erano 3 miliardi e 6 come anticipo di cassa per l'ordinaria amministrazione, solo 400 milioni invece per le popolazioni indigente, come quando Conte è andato a dire che c'erano disponibili subito 400 miliardi di liquidità, di cui ancora oggi nessuno ha avuto notizia, come quando ci è stato raccontato che l'INPS non pagava la cassa integrazione o il bonus da 600 euro perché aveva subito gli attacchi degli hacker russi, una sistematica manipolazione della verità, a conferma del fatto che le fake news non sono mai, pericolose quando vengono originate da qualche buon tempone che modifica un DPCM e poi fa circolare quel file su WhatsApp, perché i peggiori spacciatori di fake news, il peggiore spacciatore di fake news è sempre il potere, come lo è stato, come quando
si è attaccato, si è dichiarato guerra all'Iraq e a spacciare la falsa notizia delle armi di distruzione di massa di Saddam per legittimare una guerra contro quel paese, fu il segretario di Stato americano, il primo ministro inglese. È dal potere che bisogna difendersi nel momento in cui spaccia bufale e fake news per manipolare la popolazione. E quindi incredibile è stata l'idea, e chiudo davvero, ma che è l'emblema di questo rapporto contorto e pericoloso tra comunicazione e potere che si è creato all'epoca del coronavirus, è assolutamente, come dire, inaccettabile che la famosa task force anti-fake news istituita durante il lockdown dal governo sia stata incardinata appunto all'interno del governo e in qualche modo nominata direttamente dal sottosegretario all'editoria. Sarebbe stato più giusto, qualora effettivamente ci fosse stato bisogno di uno strumento di questo tipo, incardinarla nel un atteggiamento, come dire, che coinvolgesse tutti i gruppi rappresentati dal Parlamento italiano. E invece quello un segnale molto pericoloso di un certo atteggiamento che questa maggioranza ha assunto, che l'establishment attuale del paese ha assunto, con in qualche modo l'involontaria complicità del centrodestra, che all'inizio, cavalcando la paura e chiedendo misure più draconiane, ha messo su un piatto d'argento al presidente del Consiglio Conte e a tutti coloro che lo sostengono, non sono pochi e sono probabilmente i più importanti di questo paese, gli ha offerto la possibilità di assumere i pieni poteri senza neanche doverli chiedere al Parlamento, come ha fatto il premier ungherese Viktor Orbán.